Nella reazione, allora, l'esercizio ci chiede di spiegare e fare un esempio di una reazione Claisen incrociata. Allora, nella condensazione Claisen, incrociata, virgola, gli esteri utilizzati sono di due tipi. Tipi. Il primo deve essere, scriviamo così, deve essere enolizzabile. E lo mettiamo anche sotto evidenziatura. Cosa vuol dire enolizzabile? Idrogeno in alfa al carbonile. Secondo tipo, non deve essere enolizzabile. Anche questo lo mettiamo in evidenza. Ciò permette di evitare la formazione di 4 beta-chetoesteri. Diversi. Questo gli esteri vengono trattati come una base e ciò porta una base. Ciò porta alla formazione di un nuovo legame carbonio-carbonio. Tra il carbonio in alfa di un estere. Facciamo la nostra reazione. Facciamo questo esempio. CH3, CH2, no, scherzavo. Allora, questa è la nostra molecola di partenza, C6, H5. CH,
CO CH2 CH3 legame, cosa succede? Questo carbonio attacca il doppio legame qua e si sposta un elettrone e ottengo questo. CH C doppio legame CH2 CH3 stessa cosa qua sotto. Più uno iono alcolato CH3 CH2 o meno.